a tutti ragazzi, bentornati sul canale con questo nuovo video. Allora, come potete vedere, siamo sul pontile nuovamente. Oggi abbiamo pescato pane francese. Nel seguito vedrete anche delle riprese che ho fatto in notturna, ieri notte, pescando con il bigattino. Detto questo, vi ricordo sempre di lasciare un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale ragazzi se non siete iscritti, e lasciate un commento per qualsiasi perplessità. Io e Daniele vi salutiamo e buona visione. Allora ragazzi, qualcuno di voi mi ha chiesto come si sonda il fondo, quindi velocemente ve lo faccio vedere. Sondino, in questo caso uso questo della Stonfo, che ha praticamente un bottoncino per far fuoriuscire questo, diciamo, gancetto dove si blocca l'amo. In questo modo lanciamo in acqua nel punto in cui vogliamo pescare. Eccolo lì, adesso va sotto di una cinquantina di centimetri il galleggiante, forse un po' meno. Quindi cosa faccio? In questo caso l'amo in pesca si troverebbe a circa 50 cm dal fondo. Quindi io lo sollevo di più o meno un tanto così. E rilancio in quel punto dove voglio pescare. Aspettiamo che vada giù, che si raddrizzi. Ecco qua, così sono a circa 5 cm dal fondo. Infatti, come vedete, il galleggiante appena lo tocco sale subito. Questa è l'altezza che uso per pescare i cefali. Allora ragazzi, oggi peschiamo col pane, il pane francese almeno del 14, e vado a coprire l'amo avvolgendolo in questo modo. Adesso vediamo se mangia. Ecco, è un pescetto. Pescetto? Sì. Saraghetto. Sempre no, una sparlotta. Purtroppo questi disturberanno un po' la pescata, ragazzi. Via. Daniele ha attaccato un mugine. Sempre di quella taglia, vero? Sui 4 etti sembra. Un po' più bello. Poi sale subito, però ne ha ancora da dare. No, è bellino, dai. Poi piano piano riesci a tirarlo qua. Vale. Ragazzi, ho attaccato un bel pesce. No, che cosa ha toccato? Mi ha fatto ecco, lo sapevo, mi ha fatto incagliare in una cima. Guarda, si è attaccata la montatura in una cima. Era un bel pesce questo, eh? L'hai visto? Non lo so. Una bella salpa. Ho un sarago, perché ha fatto delle fughe strane, fughe un po' da sarago. Guarda dove mi ha fatto incastrare. E vabbè, ha vinto lui. Ragazzi, ho attaccato un pescetto, sembrerebbe un cefalo. Che cos'è?
È un cefalo, sì. È un cefalo? Sì. Facciamo lavorare la punta della canna. Non farti ipnotizzare. Non farti ipnotizzare col guadino, eh. No, comunque quello di prima secondo me non era un cefalo, Dani. Non è grosso, ma è piccolino là. Aspetta, vai. Bene, piccolino, ragazzi. Vediamo se ha bisogno dello slamatore. Cefalo da 3,5 circa. Ok, slamato. Anche Daniele ne ha attaccato un altro, devono essere entrati ora. Com'è? Dai, portalo qua. Farti ipnotizzare. Occhio alla lenza, apri un po'. Aspetta, ma basta, lo metto qua. Lascialo chiuso per il guadino, così è più comodo, non rimani in mezzo alle balle. C'è un po' di sfarinato. Adesso sotto c'era già un altro po' di pastura che abbiamo fatto prima. Abbiamo finito, adesso aggiungo un po' d'acqua. Qua una pallinetta la lanciamo qua davanti. Mica Dani, c'è lo 0,11, un attimo ragazzi, bello questo è bello attaccato al fondo. Vediamo un po' di forzarlo. Ok, quanto è pesante. Questo, se riesco a toglierlo, è un bel pesce. Mi sa che comanda lui questo. Comanda lo gatto. Tu giochi, sì. Non fatti ipnotizzare. Bella. No, vedi, non fa, Dani, era grosso. C'è lo 0,11, te l'ho detto. Te gli tieni là. Lasciami andare sotto. Sono due le cose. Là, ha spaccato. Questo è grosso. Se lo perde più uguale. Ero riuscito almeno alla prima fuga a tirarlo. Ma lo sapevo, deve aver toccato da qualche parte. Qua. Tutta rovinata qua. Secondo me sì, guarda, è rovinata. Ah, proviamo. Non è che lo stavi tirando a te. No, no, perché ha toccato sicuramente. E per quello che ti dico, alzo, almeno non lo puoi toccare. Non ma tocca. Metto uno 0,12 ora. E due. Non è giornata oggi. Ho avuto sfiga. Ma deve andare anche dove voglio io. Non è giusto che andare all'applicazione di lui. Oh, bella orata! È un'orata? Ah sì, è vero, un'orata, bella, grande. Allora vuol dire che anche prima potevano essere loro. Un'orata, un'oratella. Vedi che ci sono anche loro in mezzo. Aspetta, lascialo un po' stancare, Dani. Perché vedi, poi continua a tirar giù. Bella questa, eh? Olè. Occhio alla lenza. Ah, che bella. Questa è la cartella. Bella orata. Questo sarà un bei quattro etti, eh.
mica mezzo chilo forse. Grande Dani. Aspetta che la faccio vedere. Eccola, guarda. Col pane. Bella. Spento per sbaglio la GoPro. Oh Dani, cos'è? È un mucine, un bel mucine. Vabbè. Mi sa di sì. Mi dai una mano per guadinarlo? No, no, è piccolo. Sembrava bello sott'acqua. È minuscolo, non c'è manco bisogno di guadinarlo. Peccato, sembrava un bel cefalo. Ragazzi, è proprio minuscolo. Eccolo qua. Lo rilasciamo. Allora, vediamo un po' com'è. Non sembra male. Potrebbe essere anche un mugine. No! Che palle. Ho spaccato il finale. Ora lo cambio, metto uno 012. Non so cosa sia. Ma sembra un bel pescetto. No, un bel pesce mi sa. Vediamo un po'. Sì, adesso vengo verso lì. Penso sia una spigoletta. Non è troppo grossa. Ok. Pesantino. Sì, perché lo, ce l'ho così per scogliera, sì. Grazie. Allora ragazzi, ha mangiato molto lontano, che purtroppo la corrente è ripartita. Una bella spigoletta, sarà quasi sul mezzo chilo. Eccola qua. Purtroppo quella che ho perso prima era molto più grossa. No, ragazzi, innesco classico a bandiera. È ancora buona la corrente.
Adesso tiriamo un po' di bigattini. Sto lanciando lungo la banchina. Vediamo cos'è, se riusciamo a tirarlo su. Sembrerebbe un'altra spigoletta. Stavolta non mi ha fregato. Mi fanno tutte così, vengono qua sotto la banchina proprio. Sì. Piccolina, forse è questa. Beh, neanche tanto. No, l'ho forzata troppo. Spero sia solo slamata. L'ho forzata troppo. Sì, si è slamata. E vabbè, oggi è una giornata un po' sfigata.